Tra qualche giorno uscirà ufficialmente l'ordinanza ministeriale della mobilità 2019-2020. Nel frattempo, nell'informativa di ieri al MIUR con i sindacati sono state rese note sia la bozza dell'ordinanza ministeriale sia le date di presentazione delle domande di mobilità. Per quanto riguarda i docenti di ogni ordine e grado, la presentazione della domanda andrà fatta dal 11 marzo 2019 al 5 aprile 2019. Dunque, in questo intervallo di tempo, tutti i docenti di ogni ordine e grado, dunque primaria, infanzia, scuola secondaria di primo e secondo grado, potranno presentare attraverso le istanze online, la domanda per partecipare alla mobilità 2019. 19-2020, sia per i trasferimenti territoriali, sia per la mobilità professionale, cioè passaggi di ruolo e passaggi di cattedra. Importante è anche dire che le date sono state unificate, cioè per tutti gli ordini e gradi di istruzione si presenta nello stesso periodo. Stessa cosa vale per il termine ultimo della comunicazione degli organici al SIDI, che anche in tal caso questa data è stata unificata e sarà il 25 di maggio, per cui le revoche delle domande di mobilità sono fissate al 16 di maggio. La pubblicazione invece dei movimenti, anche questa è stata unificata. Tutti i movimenti, salvo proroghe che verranno successivamente, sono fissate al 20 giugno 2019. Per quanto riguarda invece il personale educativo, presenterà la domanda dal 3 di maggio al 18 di maggio e per quanto riguarda invece il personale ATA, dall'1 aprile al 26 aprile. Invece in modalità cartacea presenteranno le domande i docenti che chiedono il passaggio ai licei musicali. Le date di presentazione in questo caso sono dal 12 marzo 2019 al 5 aprile 2019. Seguiteci ancora nel nostro canale YouTube e anche nel nostro sito www.tecnicascuola.it. Per quanto riguarda il canale YouTube, ponete anche domande, vi saranno date risposte ai quesiti sulla mobilità e continueremo comunque a trattare argomenti riguardanti l'ordinanza ministeriale che, ripetiamo, a breve, fra pochi giorni, verrà pubblicata nel sito del MIUR.